Come sono solo io e in questa terra non c'entro nulla. Non ho un amico, un amico. Ah sì, una volpe per l'amor del grano. Ed è talmente debole, talmente ingenuo il mio fiore, non ha che quattro spine per proteggersi. Come non si può voler bene ad un fiore? Se tu vuoi bene ad un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare le stelle. Che ti vedo meglio! Farne a meno. Ti ordino di sbadigliare. Sbadiglia, sbadiglia ancora. È un ordine. Mi avete intimidito, non posso più. Allora io ti ordino di sbadigliare. Un poco e un poco. Se ordinassi, se ordinassi e tu non ubbidissi, sarebbe colpa mia. Posso sedermi? Posso sedermi? Ti ordino di sederti. Sire, scusatemi se vi interrogo! Ti ordino di interrogarmi! E le stelle vi ubbidiscono, le stelle! Non tollero l'indisciplina io! Vorrei tanto vedere un tramonto. Concedetemi questo diletto, vi prego! Ordinate al sole di tramontare! Se ordinassi! Se ordinassi! E tu non ubbidissi! Sarebbe colpa significante.
te ne fai? Dimmi tu che te ne fai! Rispondi, perché affondi? Dimenticare. Ah, per dimenticare, per dimenticare. La vergogna. La vergogna? Buongiorno, la vostra sigaretta è spenta. 3 più 2 fa 5. 5 più 7 fa 12. 12 più 3 fa 15. Buongiorno. 22 più 6 fa 28. Non ho tempo per riaccenderla. 26 più 5 fa 31. Dunque fa 500.622.731. 500 milioni? Ancora voi. 500 milioni di... non lo so più. Ho talmente da fare io. Sono un uomo serio io. Non perdo tempo con le frottole. Io. 500 milioni? Di che? Da 54 anni che siedo non sono stato che disturbato 3 volte. 22 anni fa cadde una melolonta chissà dove, chissà dove. Faceva un frastuono terribile quella macate. La seconda volta è stata 11 anni fa. Una crisi di reumatismi al cervello. La terza volta, eccolo! Dicevo dunque, 500 e un milione. 500 milioni? Milioni. Milioni. Di quelle cose che si vedono qualche volta, ma nel cielo. Di mosche! Di stelle. Di stelle. Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare. Di stelle. Ah, le stelle! Effettivamente ci si poteva sbagliare! Ci si poteva sbagliare, si poteva! Ma! Che te ne fai tu? Di 500 milioni di stelle! 500.622.731! Ma che te ne fai, che te ne fai? Delle stelle tu che te ne fai? Le possiedo! Ma ho già veduto un re che... I re non possiedono, ci regnano sopra. Sono ricco io. Non ho tempo che di possedere. Ma come si può possedere le stelle? Di chi sono? Di nessuno. E quindi sono mie che ci ho pensato per primo. Io le conto e le riconto. È difficile, ma sono un uomo serio io. Io... possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo
tre vulcani ai quali spazzo i camini tutte le settimane nonostante uno sia spento. Non si sa che mai, ma tu non sei utile alle stelle. Su quale luogo son disceso? Sul pianeta Terra. Ah! Ma dimmi, non c'è nessuno sulla Terra? La Terra è grande. Guarda il mio pianeta! È proprio qui sopra, ma è lontano! È bello! Ma che sei venuto a fare qui? Sai, ho avuto delle difficoltà con un fiore. Dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto. Si è soli anche coi uomini. Sei buffo, animale e sottile. Colui che tocco è caduto. E lo capito benissimo. Tu parli per enigmi, piccola serpe. Perché parli per enigmi, piccola serpe? Perché parli per enigmi? Perché li risolvo tutti, piccolo principe. Perché li risolvo tutti, piccolo principe. Sono qui, sotto il nero. Son così triste. Vieni a giocare con me. Non sono addomesticata. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Gli uomini? Gli uomini hanno dei fucili. È molto noioso. Vedi, tu fino ad ora per me non sei che un principe uguale a 100.000 principi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unico al mondo. Conoscerò un rumore passi che sarà diverso da tutti gli altri. E poi guarda, vedi laggiù in fondo ai campi di grano. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Per favore, addomestica.